Alessandra e Primarita, una scia di sangue che ha sconvolto il Vicentino, due femminicidi nel giro di una settimana, donne uccise a colpi di pistola sparati a sangue freddo, al volto, quasi a volerne cancellare l'identità. Per dire basta alla violenza, per dare voce a chi voce non ne ha, a Vicenza è stato il giorno della marcia silenziosa. Sarà un silenzio pesante, è pesante la situazione, non va sottovalutata, dobbiamo lavorare con tutto il sistema, quindi sistema giustizia e le forze dell'ordine per prevenire il più possibile questi casi. Un migliaio di partecipanti, decine di amministratori vicentini che hanno aderito, chi con la fascia tricolore al petto, le associazioni delle donne, del centro antiviolenza, la diocesi, molti anche gli uomini che hanno aderito e tantissimi altri che si sono uniti al corteo lungo il percorso che da Campo Marzo ha sfilato lungo Piazza Castello, Corso Palladio, per poi arrivare in Piazza dei Signori e terminare con un lungo applauso. Una donna posa una rosa sullo striscione, mentre su un cartello "Fai da te" campeggia "Meno violenza, più rispetto". Intanto, dall'inizio dell'anno, sono cresciuti in maniera esponenziale, complici in parte l'effetto pandemia, i casi, ben 111, seguiti dal centro antiviolenza. C'è bisogno di ritrovarsi un patto di solidarietà che riguarda tutti, credenti, non credenti, e anche una marcia può essere davvero un modo per stare vicini e camminare insieme. Non bastano purtroppo le leggi che ci sono e sono buone. Finanziamenti sono necessari, li abbiamo, li stiamo implementando anche per i centri antiviolenza, ma dobbiamo agire sulla cultura a partire dalle scuole.